La prima notizia di cui vorrei parlare oggi è una notizia che è uscita da pochissimi minuti. È una notizia molto buona e penso si possa dire che è collegata all'intervento precedente con Daniela Nespolo a Clubhouse e la sua ospite. Si parlava di internazionalizzazione. E oggi come oggi si può rendere internazionale la propria azienda, ancora lo sappiamo, on-site e online. Moltissime imprese, soprattutto le medie e le grandi imprese, hanno difficoltà in questo momento a deliberare, a mandare, inviare proprio le persone sul campo e quindi hanno difficoltà, spesso e volentieri, spero che l'allarme si fermi, al massimo mi sposto io, eh, e ovviamente hanno difficoltà a eh, inviare i propri macchinari. Eh, perché semplicemente penso un mio cliente del che, che, che deve esportare in Sudafrica dei macchinari? Semplicemente perché non è possibile mandare le persone a causa del Covid. Bene, è di qualche, qualche minuto fa la notizia che SACE-SIMEST sostanzialmente ha comunicato che salgono i massimali per i finanziamenti agevolati. È un'ottima notizia. Sa eh, SACE-SIMEST sono delle agenzie governative, degli istituti governativi che consentono. Di sostenere l'export italiano. Eh, la notizia è veramente stata già rimbalzata ieri dai giornali, oggi ha trovato conferma, è passata su diversi telegiornali, anche tecnici e di settore. E la notizia più importante è che si può dire è che aumentando questi massimali vengono sostenute tutte le spese, tutte le spese per l'inserimento nei mercati esteri. Prima parlavamo di 2.500.000 euro di disponibilità di Siemens, che oggi può arrivare a concedere un massimo, fino a un massimo di 4 milioni di euro alle aziende. Quindi le spese immaginate per questo inserimento nei mercati esteri sono, per esempio, l'apertura di un negozio, di un corner, di un showroom, di un ufficio, di un centro assistenza post vendita all'estero, ma anche la presenza di un site tramite strumenti digitali. Consiglio fortemente di andare a cercare questo articolo. Non l'ho citato nel mio paper perché è appena stato rimbalzato dalle agenzie eh, da qualche minuto, come vi dicevo, lo trovate su ADN Cronos o direttamente sui siti di SACE e di SINEST. Invece, relativamente a ciò che eh, è accaduto in questi giorni, la novità più importante, eh, l'avrete saputo, sentito, riguarda il cosiddetto decreto semplificazioni. Il decreto semplificazioni che a sua volta si collega al decreto rilancio al precedente decreti di liquidità e Cura Italia andando ad intervenire su alcuni passaggi che consentono, virgolette, di sistemare, apro e chiudo parentesi, mi permetto sempre di ricordare che non svolgo degli interventi troppo tecnici, lo dico soprattutto ai colleghi che dovessero sentirmi o a tecnici di settore, eh, per potermi rivolgere ad un pubblico il più ampio possibile. E, e Vi dicevo, il decreto di semplificazione va a sistemare alcune cose che erano rimaste aperte nei precedenti decreti e va a proporre un modo nuovo per attuare, diciamo, l'Italia del domani, intendendo con l'Italia di domani l'Italia post-COVID, l'Italia che riparte. E in questo senso, ho preparato due punti di vista, ho provato a vedere come due punti di vista del medesimo tema possono essere eh, toccati, lambiti. Sull'argomento. Eh, in questo senso ho preparato queste slide che vedete qua, mh, spero che vediate bene a margine del, 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 della mia attività. E, ehm, I temi che tratteremo oggi sono, come vi dicevo, un primo documento, il punto di vista governativo del decreto semplificazioni, quindi il comunicato stampo uscito non più tardi di ieri sul, eh, sul tema, il numero 54. Il punto di vista, questa volta ho scelto una rivista non fiscale, una testata non fiscale, il punto di vista di Wired è sullo stesso tema, quindi l'argomento è proprio cosa c'è all'interno di questo decreto. Poi per la sezione decreto Paesi Italia, un argomento sul quale vi invito in anticipo come nella filosofia del budget dell'innovazione, come nella filosofia di chi vuole essere pro attento al futuro e prepararsi attenzione perché entro metà settembre arriverà con tutta probabilità un nuovo bando INAIL molto importante, molto importante e su questo andremo un attimino a dare delle indicazioni. Un'ultima notizia molto interessante ancorché proveniente da un evento negativo ossia il periodo Covid, ehm, sono stati diciamo ridefiniti in modo migliore i crediti di imposta che sono a sostegno di coloro che hanno sostenuto delle spese proprio per la partecipazione a fiere. E, in questo caso si va proprio incontro all'imprenditore che necessita di recuperare il costo sostenuto e vorrei un po' anche collegare quest'ultima notizia con la prima notizia citata ancorché non indicata in questo paper, in questo documento ossia la notizia che Sace e Simest hanno aumentato la possibilità di finanziare le imprese per le internazionalizzazioni Scendendo nel documento, quindi, il primo argomento che troviamo è proprio l'articolo, il comunicato stampa, chiedo scusa, del Consiglio dei Ministri. Cito direttamente il governo per una ragione estremamente semplice, perché credo che sia importante che ognuno di noi eh, sia in grado anche di intercettare la fonte primaria dalla quale arrivano le notizie, eh, per poter evitare domani mattina cattive interpretazioni, da parte nostra o da parte del redattore di una certa specifica testata, ma anche per sapersene un po' cavare da soli. Quindi io consiglio sempre, quando si vanno a studiare delle norme o a comprendere delle norme, almeno leggere due o tre argomenti. Il primo, se esistono dei comunicati stampa. Il secondo, ricordiamoci sempre che prima di ogni legge, diciamo all'inizio di ogni legge, viene sempre indicato in una relazione illustrativa le motivazioni. Per cui si sostiene questa legge, per cui si propone una tal legge, un decreto o quant'altro. E un terzo elemento, eventualmente anche la lettura in gazzetta ufficiale. Non dimenticatevi mai che, eccetto i decreti legge, che sono molto particolari, un disegno di legge piuttosto che una legge necessita invece di alcuni passaggi cosiddetti parlamentari. Ecco che il decreto, per esempio, rilancio è ancora allo studio in questo momento e abbiamo ancora degli emendamenti in discussione tra cui uno importanti di cui discuteremo oggi sul decreto semplificazione il governo invece ci dice che è stato emanato nella giornata di ieri e introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale attenzione perché in questo momento vi desidero sottolineare l'importanza anche qua di guardare a media lunga distanza mi permetto di citare un po' anche per farvi stimolare un po' di orgoglio patriottico, mi permetto di dire: i miei clienti esteri francesi, mi permetto di dire, sono tra i migliori strateghi di tutti i clienti che ho a livello internazionale. Non a caso mi viene sempre in mente questa frase: eh, il signor Napoleone ha vissuto in quel paese. Ebbene, quando escono questi decreti, i miei clienti stranieri, soprattutto francesi, ma anche belgi, olandesi, immediatamente la mattina mi contattano. Stamattina la prima telefonata alle 7 e 31 per dirmi: Consoli, preparaci qualcosa su questo argomento. Vogliamo sapere cosa succederà nel vostro paese nei prossimi mesi. In questo senso, loro intendono già <coughs> valutare se nel quarter che arriverà dopo il presente quindi in questo, in, in questo trimestre, pardon, non quarter è, è possibile fare, fare immediatamente attuare una policy una politica di sviluppo in merito agli ambiti sui quali interviene il decreto semplificazione o nell'ultimo quarto dell'anno o nell'esercizio successivo, ossia nel 2021 in questo senso vi dico, ehm, sottolineerò in questo intervento non tanto gli aspetti inerenti alla pubblica amministrazione, ma quanto più inerisce di solito riguarda soprattutto gli imprenditori. E in questo senso vi sottolineo la parola innovazione e vi sottolineo la parola digitale. Stiamo tutti correndo in questa direzione. Immaginate che oggi alle 17 c'è cioè orario di Londra, c'è per esempio a Dubai, eh, ad Abu Dhabi pardon, un bellissimo convegno internazionale, online peraltro, dedicato proprio a questi temi, ai temi dell'innovazione digitale e della semplificazione. Tre settimane fa abbiamo avuto un altro convegno estremamente interessante, questa volta sulla West Coast americana, quindi siamo dalle parti di San Francisco, esattamente un po' più a sud. Sempre intervenendo su questi argomenti, se collegate questi elementi con quanto detto nell'intervento prima con Daniela Nespolo in Clubhouse e la sua ospite, ossia il, il digital working sostanzialmente che un po' tutti ci coinvolge, io ne sono testimone anche oggi, ma come voi sono sicuro, dall'altra parte dobbiamo immaginare che il resto del mondo sta già correndo. Eh, notizia di due giorni fa, il governo di Boris, ossia il governo inglese ha deciso per esempio di stoppare il 5G eh, di Huawei poiché c'è tutta una problematica di golden share e quant'altro, di, di asset strategici e quant'altro, ma come vedete tutti stiamo andando in questa direzione orbene <coughs> vi chiedo scusa questo intervento, come lo definisce il governo, è organico e vuole semplificare sostanzialmente i processi amministrativi velocizzare o eliminare gli adempimenti burocratici, digitalizzare la pubblica amministrazione, leggetele al contrario questo è il terzo elemento, consentire a noi di vivere un rapporto con la pubblica amministrazione in forma digitale e poi sostegno alle attività di impresa e all'economia verde. Attenzione, quest'ultimo argomento, economia verde, l'ho citato apposta per ultimo, è però forse quello che è il trend maggiore a livello internazionale in questo momento. Vi rinvio a precedenti momenti in cui ci siamo incontrati in questa rubrica in cui citavo l'importanza delle B Corp in relazione al fintech. Io ne ho creato un'equazione al quale il risultato è 75 billion dollars di investimenti, 75 miliardi di dollari di investimenti nel prossimo esercizio da parte delle maggiori società quotate americane. E il decreto quindi interviene su questi quattro argomenti che sono i contratti pubblici e l'edilizia, i procedimentali e la responsabilità, i, i temi del sostegno e della diffusione dell'amministrazione e poi i temi di semplificazione in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Velocemente andiamo a scorrere i primi due, per ragioni credo anche, mi permetto di noia, È molto importante sottolineare il fatto che eh, i lavori pubblici sono un traino importantissimo per il nostro Paese. I punti di Genova, i punti di Genova ce l'ha dimostrato. Eh, Dall'altra parte, però, tutte le code, permettetemi, ligure di questo periodo ci stanno dimostrando che è necessaria una forte manutenzione, se non addirittura creazione di nuove infrastrutture. In questo senso viene completamente modificato <coughs> con una nuova disciplina il tema degli affidamenti dei lavori, dei servizi e delle forniture, che fino al 31 luglio dell'esercizio 2021, quindi del 2021, perdon, sono ripetizioni per me mentali più che tutto. Le nuove norme prevedono un affido diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro. Attenzione che poi leggeremo il secondo articolo e leggeremo questa stessa norma dal punto di vista di Guardia. Secondo elemento molto importante, una procedura negoziata, sostanzialmente un dialogo tra le parti, senza bando, previa consultazione di un numero minimo di operatori in funzione dell'importo complessivo per tutte quelle opere che sono superiori a 150.000 euro. Questa norma farà probabilmente discutere anche in sede europea, ci attendiamo ovviamente che ci sia stato, ci, ci immaginiamo ci sia stato un consulto tra i nostri organi eh, governativi e il, la, la, gli organi dell'Unione Europea, in particolarmente la Commissione Europea, affinché possa procedere tranquillamente in questa direzione questa norma. Secondo tema che viene toccato nel comunicato è il tema invece della semplificazione dei procedimenti. Per la maggior parte degli adempimenti burocratici scaduti i termini di legge vale la regola del silenzio assenso. Significa che se tu hai una qualunque pratica, stai aprendo una azienda, devi presentare una scia al <coughs> Lo SWAP, quindi all'ufficio preposto per le attività produttive, e mandi la pratica. Ci sono dei giorni per avere una risposta. Se questa risposta non giunge, tu inizi a lavorare. Comunque vuol dire che sostanzialmente si semplifica questa attività. Attenzione però, attenzione: l'esperienza da commercialista mi fa eh, suggerire a voi di verificare quali sono tutti le competenze necessarie quando presentate dei documenti presso la pubblica amministrazione, perché ancorché sia comodo e piacevole per il business avere il cosiddetto silenzio assenso, è altrettanto vero che spesso le pratiche vengono fermate, stoppate, sospese esclusivamente perché manca della produzione documentale. Quindi, primo consiglio, andate direttamente al SUAP all'ufficio per le attività produttive del vostro comune quando dovete intervenire, piuttosto che a livello provinciale, l'esempio ovviamente che facevamo era il comune, o a livello regionale, e dettagliatamente chiedete quali siano tutte le autorizzazioni di cui avete bisogno. Qualora non sia possibile ovviamente di andare direttamente presso la sede dell'ufficio, vi invito a scrivere una mail, ma fatelo perché magari vi dimenticate un piccolo dettaglio. Un mio cliente che personalmente apprezza moltissimo, siamo in Toscana, non posso negare a Bagno Vignoni, in un posto bellissimo vicino a delle terme, l'altro giorno riceve la notizia che è necessaria anche quella specifica autorizzazione per la somministrazione di alcolici sopra una certa gradazione, siamo intervenuti in tempo reale avendo consultato l'ufficio preposto e abbiamo immediatamente sistemato l'azienda, ossia messa in una totale regolarità. Se non ci fosse stato questo interscambio di informazioni tra il cliente, il mio ufficio e l'Ufficio della Pubblica Amministrazione, non saremmo riusciti ad avere questa notizia, poiché è veramente molto specifica per questo tipo di aziende. In questo senso, quindi vi dico: prendiamo con positività questa ottima notizia del silenzio Assenso, del silenzio assenso ma vi prego, state molto attenti al fatto che è facilissimo errare, veramente facilissimo errare. Quindi in questo senso procedo. Si introduce per il periodo che va dal 2020 al 2023 un'agenda che dovrebbe dettare le regole per semplificare come dire, eh, i, i rapporti, cercando di coordinare tutta la semplificazione amministrativa, quindi gli enti locali piuttosto che le province autonome, lo Stato e le regioni. No commento ovviamente sui temi polemici che sono già usciti in queste ore. E poi, questa è una notizia eccellente, secondo me, la definizione di una modulistica standard in tutto il paese per presentare istanze, dichiarazioni o segnalazioni da parte di cittadini. Attenzione che i cittadini sono anche imprenditori. Questo significa che domani mattina, che siamo a Canicati, che siamo a Bolzano, che siamo <coughs> Pardon, vi chiedo scusa, a Torino, in quant'altra parte d'Italia, avremo Sempre la stessa tipologia di documento. Penso che sia un'ottima notizia. Poi abbiamo l'importantissimo tema della digitalizzazione del nostro paese. Stiamo un po' tutti cominciando a respirare sempre di più parole come SPID, CIE, Carta d'identità Identità Digitale, APIO. Obbene, oh sarà possibile in futuro avere accesso a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione attraverso questi strumenti. Apro una parentesi, oggi pomeriggio avrò un incontro di business estremamente ritengo interessante poiché tratterò insieme, anzi ascolterò, degli imprenditori che da alcuni anni stanno lavorando sui temi dell'eredità digitale. In questo senso, senza citare ovviamente l'azienda, vi segnalo una fortissima sensibilità che nei mercati ha cominciato ad esprimersi indicativamente già nel 2005 quando parliamo di mercati più evoluti in termini tecnologici all'epoca, ossia i mercati di origine anglosassone, Gran Bretagna e gli Stati Uniti, in modo specifico, ma anche molti altri territori del sud-est asiatico, estremamente evoluti. Ebbene, state attenti perché riuscire domani mattina a far fare per esempio lo SPI dai propri genitori anziani, piuttosto che la carta digitale, eh, la carta di identità digitale al proprio piccolo bimbo, è una attività estremamente seria, estremamente interessante. Prima di tutto vi consentirà, se i genitori ovviamente ve lo doneranno, vi consentirà di poter voi talvolta intervenire per sistemare, non per inviare le pratiche, non per firmare, perché fareste ovviamente un falso di legge dichiarando che state firmando un documento quando siete da un'altra parte del paese rispetto ai vostri genitori. Ma potrete sicuramente aiutarli nel sostenere le necessità più semplici da una richiesta di documentazione piuttosto che invece eh, richieste di informative. In questo senso vi invito veramente a fidarvi, a utilizzare anche l'app sullo smartphone perché domani mattina sarà il futuro che per molti è già presente. Il domicilio digitale per i professionisti. Quante volte noi professionisti, anche non iscritti all'albo, scappiamo, diventiamo introvabili, diventiamo come dire incomprensibilmente nascosti a tutti Prima di tutto ricordatevi che abbiamo tutti l'obbligo di una PEC e che la nostra PEC è depositata, quindi qualora vogliate trovare un professionista potete andare in albi appositi che vi illustrano qual è la PEC, anche di studio consul, nel qual caso. Ma attenzione perché è importante avere un domicilio digitale sia per i professionisti, e cito già il comma successivo, anche per i cittadini, poiché lì vengono inserite tutte le informazioni. Collegandomi però al tema dell'eredità digitale vi dico, e al supporto a persone o a fasce più deboli, la popolazione, persone anziane e bambini. Attenzione, cominciate a ragionare con delle vere e proprie mappe mentali sulla gestione dei dati, perché in Italia siamo molto compliance con la GDPR, la normativa sulla privacy, non solo per i dati on-site, i dati cartacei, ad esempio, ma anche per i dati online, per esempio i cookies, l'utilizzo dei nostri dati sui cookies o quant'altro. Attenzione perché Così come uno strumento che mi consente, ci consente di crescere come paese, può essere anche uno strumento che domani mattina è a disposizione dei nostri detrattori. Quindi vi invito assolutamente a darne, a darne grande attenzione. Poi ci auguriamo tutti una notifica digitale per tutti gli atti della PA e della PEC. Attenzione agli imprenditori, una segnalazione speciale: quando voi lasciate al vostro commercialista. L'indirizzo PEC della vostra azienda e poi magari lo cambiate, attenzione che va fatta una specifica comunicazione alla Camera di Commercio, perché è quello indicato in visura quello che farà, a cui farà riferimento il cittadino o quant'altro soggetto volesse comunicare con la vostra impresa. Quindi, prima regola, se cambiate la PEC, comunicatela rapidamente a chi vi fa la pratica o direttamente in Camera di Commercio voi stessi potete fare la pratica. Secondo elemento, molti clienti conferiscono al mio studio l'incarico di aprire le PEC, poiché dicono che hanno timore. È vero, devo dire, capisco, via PEC arriva veramente di tutto, compreso anche lo spam. Controllate se c'è lo spam, perché molti atti giudiziari finiscono nello spam. In questo senso vi invito assolutamente a invece controllare la PEC, perché quel documento che c'è all'interno della vostra PEC fa decorrere i termini dal giorno in cui è arrivata la PEC stessa. Io dico sempre che la PEC può essere messa anche sul cellulare e deve essere, mi duole, guardata anche quando siamo in vacanza. Due minuti, magari in un momento rilassato della giornata, magari proprio durante le vacanze delegate a qualcun altro, ma prendetela come abitudine ricorrente. Poi procederemo sempre più verso la standardizzazione di eh, ormai... Ehm, un nuovo tema ovviamente quello della firma digitale avanzata eh, verso nuovi standard di maggiore sicurezza ecco il tema della sicurezza dei dati digitali eh, onde per cui eh, anche lì cominciate a guardare il futuro esempio concreto questo documento è un pdf barra a1 siamo già arrivati al b e a quant'altro le firme digitali ormai stanno sempre più evolvendosi attenzione ricordo perché la firma digitale può consentire un qualunque atto, quindi deve essere sempre nella vostra disponibilità o se l'affidate a qualcun altro, autorizzatelo per iscritto ad utilizzarlo. Molto interessante dal mio punto di vista, sto pensando a Lambendol del settore del turismo, quell'ottimo imprenditore che ho sentito alcune, alcune settimane fa, che ho incontrato grazie alla Rinascita digitale e mi parlava di turismo specialmente dedicato a persone che hanno disabilità. In questo caso vedo quindi una connection, vedo la possibilità di utilizzare dei bandi regionali per strutture turistiche che vogliono adeguare i propri strumenti informatici a favore, per esempio, di persone con disabilità o fasce deboli. Ma dall'altra parte, vedo anche la possibilità, e non vi nego che eticamente mi trovo fortemente coinvolto per questo, questo tema, vedo anche la possibilità di inserire degli investimenti all'interno della vostra azienda per acquisire strumenti informatici a favore di persone con disabilità che vi daranno connection poi al bando INEL che andiamo a vedere dopo, che vi daranno una serie di vantaggi. Prima di tutto, con tutto il rispetto per tutti i lavoratori dipendenti che dovessero ascoltarmi, Costano una cifra diversa perché ci sono dei contributi. Questo significa che l'impatto finanziario sull'azienda è sicuramente più alto. Dovrei adeguare le scale, adeguare i tavoli, adeguare tante strutture interne. Ma contemporaneamente quel costo viene corroborato, sostenuto dai, meno, dai maggiori contributi che ti vengono riconosciuti. Secondo elemento. Ho incontrato alcuni anni fa, due anni fa se non ricordo male, 2019 chiedo scusa, ho incontrato una bellissima azienda che arrivava dalla Germania, la voglio citare questa azienda, si chiama AutiCont, che è veramente un'azienda sana, la quale ha deciso di inserire giovani o meno giovani con la sindrome di Asperger all'interno della propria azienda. Io la considero un'azienda di grandissimo successo. A parte avere dei numeri eccellenti a parte avere un trattamento salariale nei confronti di questi lavoratori che è esattamente paritario a tutti gli altri lavoratori. Signori, la buona notizia è che questi lavoratori rendono molto di più di altri lavoratori. Sono persone estremamente concentrate, i ragazzi con la sindrome di Asperger hanno solamente bisogno di un ambiente di quiete, di fiducia e poi fai un dono infinitamente bello a tutte le persone che sono attorno a questi giovani, perché sono persone che spesso e volentieri devono passare l'intera loro vita a fianco a questi giovani. Regalare ad una mamma o ad un papà che ha, che ha un figlio o una figlia con la sindrome di Asperger, due ore per andare a, a tagliarsi i capelli dalla parrucchiera per la signora, oppure due ore per andare a salutare gli amici del circolo per il padre, è uno dei doni più grandi che potete fare. Quindi vi invito fortemente ad operare in questo senso, e addirittura invito le strutture turistiche ad operare in questo senso. Poiché anche gli stranieri vogliono questo dal nostro paese, non lo dico io, lo dicono i dati. Velocemente andiamo: regole omogenee per tutte le PIA per gli acquisti informatici, la formazione digitale e la progettazione dei servizi. Interoperabilità delle banche dati pubbliche. Volte a garantire quello che dicevamo prima, l'accessibilità dei dati ovunque, e poi si introducono misure per l'innovazione, e in particolare la sperimentazione attraverso nuove tecnologie emergenti. È il momento dei giovani, è il momento di salire sul carro e cominciare a, cominciare a lavorare pesantemente e a preparare il fieno per il futuro. Poi, relativamente alle imprese, abbiamo ovviamente la novità più importante, un pochettino ve la citavo prima, che sono le infrastrutture di rete per la comunicazione elettronica e la banda larga, sono fortemente semplificate e velocizzate. Un aumento dell'importo, oh, pardon, mi chiedo scusa, in un'unica soluzione rispetto alla nuova Sabatini, qua ci vado velocemente perché trovate dettagliate spiegazioni nel mio precedente intervento, l'avevamo già citata, la Sabatini è una norma che consente un contributo alle imprese che acquistano nuovi macchinari e c'è una semplificazione speciale per coloro invece che operano gli imprenditori che operano nel mezzogiorno. Una procedura semplificata per la cancellazione da del registro delle imprese e degli enti cooperativi un monitoraggio per gli investimenti pubblici, una semplificazione delle attività del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, comitato estremamente importante, andatelo a cercarlo, scautarlo, perché potrebbe essere per voi una bella sorpresa, e quella dell'erogazione dei contributi pubblici nel settore dell'agricoltura, fortemente in crisi in questo momento. Ultima notizia, comunque già citata precedentemente, la possibilità per le società, per azioni quotate, di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alle discipline del codice civile qua vi invito ad andare a vedere per esempio Dormway, una bellissima piattaforma, vi invito a vedere invece anche il mercato mot di Banca Italia, dedicato specificamente, di Borsa Italiana vi chiedo scusa, dedicato specificamente alle start up che crescono in una maniera spettacolare molto 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 interessante questo argomento consiglio assolutamente di approfondirlo. e poi il tema dell'ambiente e della clean economy che vanno a braccetto anche qua vado abbastanza veloce, poiché già citati: razionalizzazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale, esclusione dell'obbligo di assoggettabilità al VIA al regime dei beni interessi culturali per interventi urgenti, urgenti perdone, di sicurezza sulle dighe, semplificazione eh, per le procedure di intervento <coughs> nei luoghi dove si, si fanno bonifica per i siti di interesse nazionale. Poi c'è sul tema del dissesto idrogeologico una velocità, un aumento della velocità nei tempi di assegnazione dei fondi, una razionalizzazione degli interventi nelle zone economiche e ambientali. Attenzione, vorrei chiedervi di collegare l'argomento con H2020, Horizon 2020 e Life in modo specifico, c'è molto, molto che può mettere in connessione questi due argomenti e quindi trovare finanziabilità per la vostra azienda con la semplificazione domani mattina si rischia di fare una bellissima azienda. Che grande rischio, mi permetto di suggerire. Poi, semplificazione in materia di interventi sui progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e poi sostegno ai punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici in diversi punti del Paese. Attenzione, citata anche questa, per i comuni sotto eh, una, nuova, eh, pardon, una nuova disciplina, vi chiedo scusa, stavo saltando questo, sui trasferimenti di energie rinnovabili. Verso gli altri paesi europei, da parte dell'Italia, le estensioni per i piccoli comuni fino a 20.000 euro del meccanismo dello scambio sul posto è spettacolare. Vuol dire che l'energia maggiormente prodotta la puoi tranquillamente veicolare, immettere velocemente nel sistema. Un piano straordinario di manutenzione di territorio forestale montano. Leggete questo, come tutti i temi di manutenzione, quindi, non solamente questo collegatamente all'eco bonus 110%, che peraltro riporta alcune novità su cui non entro in questo momento, poiché desideravo dedicargli un momento quando avremo i testi definitivi. E poi, questo quello, a me piace di più, non posso negarlo, semplificazione per il rilascio di garanzie pubbliche da parte di Sace a favore dei progetti del Green New Deal tra cui vi segnalo che vi sono anche attività di imprese per l'interscambio, per esempio, dei rifiuti su zone diverse del pianeta. Non posso accennare di più perché ho firmato un NDA anche particolarmente pesante, ma vi garantisco che è un tema su cui moltissime aziende stanno guardando, soprattutto all'estero. Lo stesso tema velocemente lo andiamo a guardare dal punto di vista di Wired. Wired in questo momento commenta l'articolo. Commenta l'articolo iniziando in un incipit, la giornalista, una bravissima giornalista, citando direttamente il Premier Conte che dichiara essere la madre di tutte le riforme in 100 pagine e 48 articoli. È un, lo stesso decreto, ovviamente, gli argomenti sono i medesimi, un po' più specificati in questo caso rispetto a quanto indicato nel comunicato stampa del governo: quali sono i, gli scaglioni per poter operare nel tema delle opere pubbliche, che citavamo inizialmente, e ancora più snella la ripresa dei lavori, e questo è l'obiettivo, ancora rendere più snella la ripresa dei lavori nel post-Covid, e quindi sono stati fissati dei tetti massimi per le tempistiche delle procedure, due mesi per le pratiche di affidamento diretto, quattro per le procedure negoziate, sei se si parla di grandi opere, e comunque ancora da meglio definire per le grandi opere. Attenzione perché in caso di ritardo si potrà chiedere la risoluzione, con ovviamente aggravio a carico della controparte per i danni subiti, e si può chiedere appunto, dicevo, la risoluzione del contratto per, una, per, per motivi di inadempimento. Eh, purtroppo, come vi citavo poco anzi, non è stato ancora trovato un accordo definitivo sulle grandi opere e su chi ne possa effettivamente beneficiare. Un'interessante norma sulla riforma d'abuso d'ufficio senza approfittarne, il principio che cammina la norma, scrive la, la, la giornalista, è quello di ridurre il più possibile le condotte dei pubblici ufficiali che possono essere perseguibili penalmente. Moltissimi pubblici funzionari hanno paura a firmare e in parte li comprendo, una cosa che neanche da tangentopoli, ormai siamo indietro nel secolo scorso che ha creato una forte instabilità e una forte insicurezza nel paese, l'obiettivo è quello di punire solo quelli, quei funzionari che volontariamente, con intenzione, creano un danno erariale allo Stato. Attenzione, perché quando un imprenditore viene bloccato dalla burocrazia, anche lì ci può essere danno erariale, perché quell'imprenditore avrebbe potuto fatturare, quindi generare IVA, quindi generare IRES o IRPEF, e generare IRAP. E anche quello è danno erariale perché ovviamente il nostro imprenditore, ancorché arrabbiato piuttosto che invece in condizioni anche di difficoltà perché magari avrà firmato quel contratto lasciando altre opportunità ad altri concorrenti, comunque potrà citare il, eh, il l'ente preposto e in modo particolare il funzionario per il danno subito. Altre importanti novità, continua l'articolo, riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la banda ultralarga, le nuove colonnine per le ricariche delle auto elettriche, la riorganizzazione finanziaria di enti locali, ma pure del sistema universitario, e l'istituzione di un fondo per la continuazione, la prosecuzione, cioè portare alla fine le opere pubbliche. E poi sono velocizzate, come abbiamo detto prima, alcune pratiche, tra cui la certificazione antimafia, e il cosiddetto via, ossia la valutazione di impatto ambientale. In questo senso due articoli, abbiamo de ho detto, mh, che eh, citano il mondo del decreto semplificazione che si è aperto ieri, che è entrato nelle nostre case nella giornata di ieri e che ci auguriamo tutti domani mattina venga messo a terra con dei decreti attuativi di particolare sostanza. Ovviamente netto governo che non cade, questo me lo auguro, ci lo auguriamo, indipendentemente dagli aspetti di natura politica che non mi riguardano. Eh, chiedo scusa, mi sono perso un attimino nella mia documentazione, eccola qua, invece per la sezione Paesi Italia c'è questa novità a cui chiedo a tutti voi di prestare particolare attenzione. Ho sottolineato sicurezza per le imprese da emanare entro il 15 di settembre. Un emendamento alla legge di conversione del decreto rilancio, quindi il decreto rilancio è arrivato in Parlamento, ne hanno discusso, ne stanno discutendo. Quando devono inserire degli elementi nuovi utilizzano quelli che si chiamano emendamenti, quindi andare ad emendare significa andare a modificare qualcosa, andare a proporre qualcosa. Ebbene, all'articolo 95, al comma 6 bis si prevede per sostenere ulteriormente la ripresa in sicurezza delle attività produttive in via eccezionale per l'anno 2020 che l'INAIL possa bandire un nuovo bando di finanziamento di progetti di finanziamento alle imprese nei consigli ambiti della sicurezza e della salute. Questa frase vi deve aiutare se andate a vedere il bando INAIL dell'anno scorso per esempio potrete vedere già subito quali sono gli ambiti nei quali chiedono di intervenire. Signori, non ci sono solo i DPI i dispositivi, I dispositivi di protezione individuale. Ci sono tutta una serie di strutture che le imprese stanno fortemente incentivando all'interno della propria azienda per la tutela del lavoratore e per la sicurezza anche quindi degli, eh, come dire, del ciclo produttivo, per consentire all'impresa di procedere, di non lasciare a casa i lavoratori, di non trovarci in una nuova situazione di lockdown. Leggete insieme queste norme. Da una parte la possibilità di intervenire per motivi di sicurezza sul post-Covid, dall'altra parte la possibilità di intervenire sui consueti, perdone, consueti ambiti della salute e della sicurezza. Se lo connettiamo eventualmente ad ulteriori bonus ci renderemo conto, signori, che è il momento di mantenere il nostro Paese, abbiamo tanta ricchezza, e di sostenere le imprese che vogliono andare in questa direzione. Vi ricordo in modo particolare che quando si parla di Inel si rischia di parlare anche di penale. Quindi io vi prego fortemente, vi invito, anzi chiedo scusa, fortemente a dare grande attenzione a questo tema, poiché è questo secondo me un elemento che domani mattina potrebbe farvi la grande differenza. DINAR quindi può utilizzare per, fondi pardon, per un importo di 200 milioni di euro a valere, a valere sul fondo già presente in bilancio, quindi già ci sono questi denari. Occorre che l'avviso sia bandito entro il 15 di settembre, tutti i nastri di partenza, tutti pronti. Vi ricordo che un'altra grande novità che è stata introdotta da pochi mesi, da alcuni mesi, comunque sicuramente dal 2019, è che i portali per accedere ai bandi vengono aperti precedentemente alla data in cui si può fare il cosiddetto click, il cosiddetto click day. Questo per consentire di istruire la pratica con i tempi necessari. Sto pensando al bando Regione Lombardia illustrato settimana scorsa e relativo per esempio all'incentivo per la digitalizzazione delle imprese. In quel caso il portale apriva qualche giorno prima per consentire proprio di preparare, istruire l'intera pratica con tutti gli allegati necessari. Eh, la norma prevede ancora che si possa svolgere con modalità rapide e semplificate, tenendo conto degli assi di investimento individuati nel bando 2019. Quindi andate a vedere quel bando e già capirete a che cosa potete puntare. Eh, attenzione che eh, si ricorda che nel novembre 2019 era stato revocato dallo stesso decreto rilancio. Eh, parte degli stanziamenti erano stati dirottati in Vitalia per finanziare le specifiche misure di significazione anti-covid. Leggeteli insieme, quindi, questi due portali, il portale INA e il portale Invitaglia concatenatamente li leggete e potrete dire, probabilmente, se non siete contro, se non andate in opposizione al cosiddetto regime dei minimis, cumulo degli aiuti significa regime dei minimis, potrete andare anche a guardare a due bandi contemporaneamente. Attenzione a non fare in modo che tra le spese ammissibili risulti la stessa spesa su due bandi diversi perché palesemente non si può ovviamente. L'emendamento prevede anche che l'IN di conseguenza provveda l'aggiornamento del piano degli investimenti per il, il triennio 2020-2022 eh, entro pochi giorni dalla data di emanazione del, eh, del, della legge di conversione del decreto. E attenzione perché in questo momento abbiamo una data anche sui termini in cui questa legge può essere eh, come dire, convertita che essendo in discussione in questo momento la Camera dovranno passare in, Canato, in Senato prima di essere poi approvate e pubblicate in gazzetta ufficiale il tetto massimo è il 18 di luglio quindi ci auguriamo che, eh, che semplicemente provvedano a fare ciò che ci aspettiamo che facciano. Un'ultima notizia, manca ancora poco, quindi proverò a stare nei tempi per consentire ai più, guardo se c'è qualche, qualche eh, domanda perché non ho idea e se effettivamente vi siano ulteriori richieste. Comunque eh, vi dicevo, un, un, un tema particolarmente interessante è quello del credito d'importo, anche che non piacevole, piacevole, se ci mancherebbe altro. È il tema del credito d'imposta per mancanza di partecipazione a fiere per imprese diverse dalle piccole e medie imprese. Attenzione, non è eh, da sottolineare, secondo me, il fatto che sono escluse le PMI, perché comunque vi sono altre forme di supporto, ma va sostanzialmente, mh, come dire, anche considerato che le cosiddette grandi imprese sono molto importanti nel tessuto economico del paese. Sappiamo bene che... Eh, la maggioranza, la stragrande maggioranza delle imprese italiane appartengono alle PMI o alle micro, addirittura piccole e medie imprese. Eh, nel qual caso però bisogna anche considerare che le grandi imprese sono in reale difficoltà. Non posso citarvi nomi per ovvietà di deontologia professionali, ma ho sentito clienti friulani piuttosto che clienti toscani che hanno grandi imprese. Parliamo veramente di grandi imprese che sono fortemente in difficoltà non solo per il crollo del fatturato, ma per il fatto che i loro bilici, cioè i camion, sono fermi con le materie prime nei, nei piazzali e sono fermi con i macchinari da esportare nei, 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 nei piazzali. Quindi siamo effettivamente in difficoltà. Nello specifico, il decreto rilancio, che è ancora in fase di conversione, cita fisco e tasse, giornalisti di fisco e tasse, amplia le risorse per il credito d'imposta e per la mancata partecipazione a fiere. E a manifestazioni commerciali, non dimenticate anche questo, quindi può essere un evento sostanzialmente, non è necessario che sia una fiera, inclusi gli operatori del settore fiere stesse. Attenzione perché erano stati esclusi, grandi ovviamente difficoltà per loro, ora vengono reinseriti. È l'articolo 46 bis che parla di questo aumento, aumentando di 30 milioni per l'anno 2020 le risorse destinate a questo credito d'imposta. Ricordo che il credito d'imposta è un meccanismo di natura tributaria che consente il recupero del quantum, quindi degli euro che ti vengono riconosciuti andando in compensazione su altre imposte, quindi andando a compensare altre imposte dovute. Esempio semplice. Eh, domani mattina noi dobbiamo eh, pagare l'F24 il 16 di luglio, abbiamo l'F24 per, per i nostri dipendenti, possiamo, le, oppure IVA o quant'altro, ritenuto al conto, possiamo pensare di compensare. Attenzione però che sui crediti d'imposta vi sono delle regole molto rigide ossia possono essere utilizzati solo in talune condizioni. Quindi ricordatevi sempre di adire al vostro consulente fiscale, o, se non ritenete di averne bisogno, di andare a cercare con grande attenzione. I siti sono quelli che già in passato citavo, da, eh, sono particolarmente riferiti ovviamente a quelli ufficiali, cioè agenzia delle entrate, piuttosto che esperti di settore. Sto pensando a tanti portali che ci sono nel settore dei dottori commercialisti. L'articolo 12 bis del decreto liquidità, ricordate, eravamo in zona Covid, ci è già stato convertito in legge, aveva già esteso il credito di imposta, okay, anche alle spese sostenute per disdette da Covid, disdette da forza, causate da forza maggiore da Covid e relative alle partecipazioni a fiere a manifestazioni sia in Italia che all'estero. Mi scuso, vedo ora che manca una parentesi di chiusura. Cita ancora il giornalista, eh, l'articolo 49, che aveva lo scopo di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, ed era concesso una misura del 30% delle spese sostenute per partecipare a manifestazioni e fiere internazionali, su un massimo di 60.000 euro di costi sostenuti. Quindi vedete, attenzione, che già nel decreto di liquidità c'era qualcosa per sostenere le PMI. Stavolta, invece, stiamo particolarmente parlando di altre imprese. Quali sono queste spese agevolabili? Le spese per l'affitto degli spazi espositivi e per l'allestimento, tutte le fiere che non ci sono state. Sto pensando però anche a coloro, per esempio, che avevano deciso di partecipare al Padiglione Italia eh, di Expo 2020, che sarebbe dovuto partire a Dubai all'inizio di ottobre. A ottobre, pardon, Spese per attività pubblicitarie, sia online che on site, di promozione, di comunicazione connessa alla partecipazione. Attenzione, non fate il cumulo con il credito d'imposta pubblicità se relativamente se eh, ritenete di poter avere ancora possibilità di utilizzare quel credito per le società che hanno il bilancio, come si suol dire, a cavallo dell'anno. In modo particolare io consiglio anche di guardare il punto di vista ora degli operatori. Il 46bis, l'articolo 46bis, ho parlato come se stessi parlando commercialisti, vi chiedo scusa, prevede che la somma integrata di 30 milioni sia destinata agli operatori diversi dalle PMI dice, ma, grande novità, anche agli operatori fieristici per compensarli dei danni subiti, poiché sono stati o annullati oppure non ho potuto partecipare a pieno a fiere o a manifestazioni in Italia. L'agevolazione eh, si estende ad imprese diverse da quelle già previste per le altre misure, quindi. quindi. abbiamo un incentivo che viene ad aggiungersi. In questo senso, le spese che possono essere omesse sono le spese ammesse nell'ambito di quelle già indicati nel Comma 2 Subdetto, l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che per effetto delle modifiche introdotte dal decreto in fase di conversione riguardano sia eventi in Italia che all'estero, questa è una novità, e la procedura, attenzione, è cambiata anche la procedura di recupero nel caso di utilizzo non corretto e illegittimo, quindi del credito in esame. Vi ricordo che un credito di imposta può essere sempre sospeso da parte dell'agenzia governativa nel momento in cui ritiene che non vi sia o chiarezza o che non vi siano gli elementi per utilizzare il credito. E ricordo che l'utilizzo in debito del credito non è propriamente una cosa carina, noi commercialisti non usiamo la parola carina. In questo senso vado chiudendo questa rassegna stampa, mi è stata segnalata la necessità di citare meglio uno, due grandi argomenti al massimo per non creare magari un'eccessiva confusione, non vi nego che vi sono altrettanti interessanti novità anche sui temi fintech che sempre mi permetto di sottolineare. Oggi abbiamo trattato i temi del decreto semplificazioni dal punto di vista del governo con il suo comunicato stampa, il punto di vista di una rivista specializzata in digital che è Wired, poi siamo andati a vedere questa opportunità che sta per arrivare con l'Inel che potrà emanare un nuovo bando per la sicurezza degli ambienti per poter rilanciare il paese e infine una, chiamiamolo, attività di supporto per un credito d'imposta destinato. Precedentemente solo le PMI, ora destinato anche alle non PMI, quindi alle grandi imprese, qualora eh, avessero dovuto sostenere dei costi per partecipare a fiere internazionali piuttosto che per partecipare a manifestazioni e a fare comunicazioni per queste manifestazioni e quindi anche pubblicità, che viene riconosciuti questi costi vengono riconosciuti come credito d'imposta. In questo senso mi fermo nella redazione. Ah, perdono. Vi ricordo che un altro argomento estremamente interessante, mi permetto almeno per me, era stato il tema eh, che citavo all'inizio, ovvero è stato fortemente sostenuto il nuovo, il nuovo come dire, importo che eh, il SACE SIMES, Agenzie Governative per l'Internazionalizzazione, interna chiedo scusa, delle imprese, hanno a disposizione è sempre una testata giornalistica, ADN Cronus, che rilancia la notizia già da ieri e che viene per l'imbalzata in modo importante. Eh, riguarda risorse pubbliche gestite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, e è molto interessante il fatto che aumenta l'importo che, che, che è finanziabile. Per esempio, somme fino a 200.000 euro invece di 150.000, vecchio numero, per dire sono concesse per coprire fino al 100% per le spese sostenuti per studi di fattibilità collegati a investimenti commerciali. La cifra però arriva, passa da 300 a 350 mila euro per studi collegati ad investimenti produttivi, esattamente. Ma se citiamo per esempio l'e-commerce, cioè la possibilità di accedere ad un finanziamento che sale da 300 mila a 450 mila euro per la realizzazione di una propria piattaforma online, o da 200.000 a 300.000 per l'adesione al marketplace fornito da terzi. Questa è molto importante, questa notizia, me la vorrei particolarmente sottolineare. E poi, per ciò che riguarda ancora il tema delle partecipazioni delle fiere o mostre internazionali, incluse le missioni di sistema che vengono proposte dal MISE, dal MAECI e organizzate da ICE. Attenzione perché vi sono dei supporti e sale da 100 a 150 mila euro, complessivo anche delle spese preventivate per l'allestimento degli stand delle consulenze, per, per l'allestimento degli stand e per le consulenze, sale da 100 a 150 mila euro l'importo erogato. Infine, Simmers, dice ancora l'articolista, eh, fa anche sapere che eh, per la fine dell'estate l'ampia gamma introdotta dal decreto di rilancio in risposta al, al crisi, al tema del post-COVID, come dire, verrà integrata dall'estensione dell'operatività del finanziamento anche a progetti intra-UE e all'ampliamento delle spese, quindi maggiori spese e alle tipologie di imprese finanziabili. Quindi spese ammissibili saranno di più, le imprese finanziabili saranno di più. E soprattutto si comincia ad operare anche sui temi delle società che operano intra UE, ossia all'interno dell'Unione Europea. In questo senso, faccio un paio con ciò che dicevo prima, ossia il suggerimento di andare sempre a tenere monitorato il sito della Commissione Europea, in modo particolare, ma in generale di tutti i progetti di finanziamento dell'Unione dell Europea, poiché noi, Paesi Italia, purtroppo siamo estremamente noti a livello internazionale per non saper carpire bene tutte queste opportunità. Che ci arrivano direttamente dai mercati. Eh, non vedo domande, quindi eh, dato che avevo un panel di notizie eh, particolarmente importanti, eh, se è possibile, io quasi quasi eh, vi proporrei un piccolo passaggio. Eh, ricordandovi che è partito il bonus vacanze, che è partito ancorché 89% dei, 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 degli esercenti non l'accettano, purtroppo va detto. Ricordo che dal primo di luglio c'è il limite del contante fino a 1999 euro. Sopra si comincia ad entrare in una zona molto pericolosa. C'è stato un abbattimento del costo del, del, costo del lavoro, del, per cui il cosiddetto cuno fiscale è diminuito. E abbiamo un aumento all'interno delle buste paghe. E poi, eh, attenzione, perché abbiamo delle, eh, ricordiamo anche tutte le novità riguardanti gli imprenditori per i versamenti delle imposte che sono stati spostati dal 30 di giugno fino al, sino al eh, 20 di luglio. Invece, ricordo ancora, che rimangono ferme per il periodo Covid, quindi marzo, aprile, maggio, tutti gli F24 che non avete pagati li potete pagare al 16 di settembre in un'unica soluzione. O rateizzate. Eh, Un'altra novità: dal primo di luglio sarebbe obbligatorio per tutti gli esercenti l'utilizzo del POS e il point of sale, cioè la possibilità di utilizzare il bancomat in qualunque punto. Sappiate, sapete ormai che moltissimi imprenditori si sono adeguati, ricordo agli imprenditori che c'è cioè la possibilità di farsi riconoscere un credito d'imposta in ragione del 30% delle commissioni spese. Ricordo agli imprenditori che analizzando in questo periodo di bilancio molti estratti conti nel dettaglio ho visto addirittura spese per mancato utilizzo del POS nel periodo Covid. Quindi valutate se discutere con il vostro fornitore questo aspetto e ricordo che ci sono tutta una serie di deroghe quest'anno, tra cui la più nota, la deroga per, dei per i termini di approvazione del bilancio, che ci portano direttamente a questa fase che non nego per noi commercialisti è estremamente caotica, ma spero per eh, tutti coloro che non fanno la mia professione possa essere invece una fonte di respiro e una fonte di, eh, come dire, di serenità. In ultimo, ricordo di eh, tenere sempre monitorato il super bonus 110%, attenzione che ci sono delle novità importanti sul tipo di unità, su come il condominio deve essere composto e sono cambiate le fasce okay, di finanziabilità, pardon, di riconoscimento del credito d'imposta. In ultimo, leggete eh, se eh, volete in modo comparato il decreto rilancio e il decreto semplificazioni. Il cosiddetto piano Colau, che è stato illustrato, se non erro, settimana scorsa o due, forse due settimane fa, eh, poiché sono tutti argomenti che vanno nella medesima direzione. E, domani mattina ci aspettiamo tutto, che tutti che arrivino prima diciamo, della, della, di agosto e non sappiamo se ci sarà la pausa augustana che ogni anno c'è, anche quest'anno presso il nostro Parlamento, comunque sappiate che eh, in questo momento è molto importante, è molto importante vedere messa a terra tutte queste norme per luglio, perché poi per agosto-settembre dovrebbero essere previste in merito a particolari, particolari settori strategici del Paese novità importanti, tra cui tutto il settore dell'automotive leggero con un forte incentivo. Per l'acquisto di auto con o senza rottamazione e si sta cominciando a discutere di questi temi. Eh, eh, segnalo che eh, Confindustria oggi fa un ottimo webinar eh, su questi temi e su queste novità. <susurra>